Ok, benvenuti. Proviamo a fare una cosa molto semplice con Udon, quindi facciamo un po' di scripting per via ReChat usando Udon. Udon è un linguaggio di programmazione visuale che è stato progettato per rendere il tutto molto semplice in teoria. Allora, ricordiamo che dovete aver installato la versione 2018.420.F1 per poter applicare queste cose a via ReChat. Andiamo sui progetti e qui costruiamo un nuovo progetto usando il 2018-420F1. Lo chiamiamo semplicemente udon base, facciamo un create, aspettiamo che ci crei questo progetto con udon base e questo progetto dovrebbe essere nudo una volta che entriamo. Quindi senza niente. Quindi la prima cosa che poi faremo appena entrati sarà quella di installare la versione, diciamo, di VRChat SDK 3 cosiddetta, che è quella che supporta Udon. Ora, questa versione la si può scaricare andando direttamente su VRChat, quindi VRChat.com. È meglio registrarsi, quindi entrare con la propria identità e l'avrò già anche fatto vedere, ma sotto Downloads avete Downloads SDK 3 Worlds. Quindi cliccando qua dentro avete lo Unity Package che sono 20 MB. Allora, in questo video installeremo semplicemente questo Unity Package. E come facciamo a farlo? Apriamo la nostra finestra dove non c'è niente e vediamo un po' se funziona, cioè trasciniamo questo qui che è il pacchetto che abbiamo appena scaricato, lo trasciniamo nei nostri assets. Okay. Già solo questo trascinamento permette è un modo alternativo molto semplice per fare l'import del package, altrimenti avreste dovuto fare assets, import custom package, eccetera. Invece questo modo è molto più semplice. Importate tutto, aspettate pazientemente che lui vi porti tutte le cose che sono essenziali. E ci impiega il suo solito tempo per farlo, quindi eventualmente poi potrei tagliare questo pezzo di registrazione, ma insomma, diciamo, tra un po' dovrebbe essere a posto. Cioè, nel senso che vi fa vedere una finestrina dove c'è ancora un pochino di importing small assets. Assets. Qui sembra che abbia finito, ma in realtà sta ancora pensando. Ve ne accorgete perché se cliccate non vi lascia cliccare, no? Component in giro non vi lascia andare, quindi vuol dire che sta ancora lavorando. E noi non riusciamo nemmeno a spostare la finestra di Unity, quindi dobbiamo lasciarlo andare sempre per il suo destino. Compiling scripts, hold on, arrivano anche le immaginine. Ecco, e qui tra l'altro ci impiega tanto perché si importa un bel po' di esempi che all'inizio non vedremo, ma che potrebbero essere anche interessanti. Spero che abbia finito. Udon, 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 c'è anche la documentazione di Udon. Insomma, è un bel pacchetto, 20 MB, ma abbastanza densi. Ok, adesso non è ancora arrivato, vedete che mi blocca ancora il cursore. Però vedete che ha già messo il VRChat SDK qua in cima e adesso abbiamo il cursore libero. In realtà fa ancora un pezzettino di cose, quindi non ha. Perché manca ancora uno splash, una finestra in cui dice che ha installato e configurato correttamente il Udon.
sempre qui in attesa. Ecco, questa cosa qua dovete farla una volta per progetto che cominciate nuovo, quindi se dovete fare una SIM nuova, lo installate, se dovete fare una seconda SIM, è meglio farlo in una nuova installazione di Unity, anche se probabilmente potrebbe funzionare anche con diverse scene fatte nello stesso progetto di Unity. Comunque direi che dopo tanto penare potrebbe essere arrivato. Ok, abbiamo il chat. Ok, quindi in teoria mi aspettavo ancora quello che dicevo prima, lo splash. Comunque, forse questo, forse in qualche modo l'ho spento, e questo qui è lo splash che mi aspettavo. Ci sono gli esempi, eccetera, eccetera, voi lo chiudete, il simbolo dell'udon sugli spaghetti, e andiamo avanti e finiamo. Allora, qui per poter compilare il vostro mondo dovete andare in VRC chat SDK, show control panel, vi dovete autenticare in VRChat, quindi fate un sign in. Dopodiché lui vi dice, attenzione, se volete fare una SIM partendo dalla vostra scena dovete mettere... Allora qui è un po' fuorviante, nel senso che lui dice VRC SIM Descriptor o VRC Avatar Descriptor. In realtà c'è una cosa che si chiama VRC World, senza l'H, VRC World. Ed è l'unica cosa che è essenziale, nel senso che se la mettiamo effettivamente vedete che si sveglia, ha messo un oggetto VRC World che descrive dove rezzeremo, dove il nostro avatar entrerà in VRChat. In più vi dice che ci sono delle cose da fare, quindi bisogna fare un setup layers for VRChat. Quindi gli diciamo di farlo, gli diciamo ancora di fare set collision matrix, gli diciamo di farlo, gli diciamo anche di fare il fix di questa delle luci, quindi fix, ok, dovrebbe essere solo fatto da solo, e quindi a questo punto dovrebbe essere tutto a posto. Ecco, se sviluppate per Windows avete già finito, se volete sviluppare invece per Oculus Quest dovete switchare qua, ma anche switchare la build. Questa è una cosa che a me mi ha creato un po' di problemi. Allora, adesso siete in realtà pronti per avere il vostro mondo in VRChat. Per avere qualcosina su cui camminare, ci facciamo un Game Object, 3D Object, facciamo un piano, quindi camminiamo su questo piano, e poi ci mettiamo in direzione dovrebbe essere sul blu, cioè in direzione del blu, che sarebbe la Z, no? Dovreste mettere degli oggetti che vedete, quindi facciamo Game Object, 3D Object, ci mettiamo una capsula, questa capsula la mettiamo, vedete, davanti, la alziamo, e quindi in teoria quando entreremo nel gioco avremo anche la capsula. Allora, vi ho fatto già forse vedere in un altro video, ma lo ripeto perché non si spiega mai abbastanza, che per lanciare, per vedere come apparirebbe questa cosa, bisognerebbe andare nel Show Control Panel e poi si fa il Build and Test. Allora, facendo Build and Test, forse non VR, si riesce a ragionare con la cosa che abbiamo, no? Cioè con questo piccolo mondo, quindi lui a questo punto fa tutta una serie di cosine, non preoccupate, lasciamolo andare e poi vi fa entrare in VRChat. In VRChat a questo punto è come se foste in VRChat, fate il Go, vi fa entrare nel vostro mondo. E vedete che il mondo in cui siete entrati è sostanzialmente questo mondicino con questa capsula con cui scontrate. Vi scontrate. Quindi praticamente abbiamo fatto il nostro mondicino. Poi facciamo settings e exit VRChat e siamo fuori. Ora, c'è un modo per fare la simulazione che consiste nello scaricare un programmino che si chiama Cyanemu,
che permette di verificare il comportamento senza dover fare tutto questo giro. Quindi facciamo cyan emu, lo cerchiamo download, vedete che è questo programmino qua, lo scarichiamo qui sulle release. Su queste release abbiamo il solito Unity package, quindi lo scarichiamo. Save link as. Ce l'avevo già lo 033. Vediamo un po' se ce lo scarica. Comunque il concetto, ecco, arriva, sono 50k. Fa abbastanza poco, però quello che fa è abbastanza interessante. Lo prendiamo, ce lo trasciniamo qui nei nostri assets, quindi praticamente prendiamo qua, quindi ci portiamo il cyanemu, importiamo, adesso lui ci farà il solito cine. Ecco, la cosa fondamentale del cyanemu è che ci permetterà di fare il play e di vedere la scena da Unity come se fossimo in VRChat, e lo facciamo con play. Quindi se tutto è andato bene, adesso dovremmo trovarci qua con l'opzione, ci impiega un attimo a settarlo, vedete close menu e respawn. Quindi se voi fate close menu, qui vi trovate praticamente come se foste in VRChat e c'è un'emulazione nel gioco. Ora facciamo escape. Togliamo questo e quindi abbiamo questa cosa.